Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Talox e vi siamo tornati nella serie che ha luogo tutti i giorni alle 19.30 qui sul mio canale, dove andremo a trattare rumors e trasferimenti di mercato della sessione estiva. Ovviamente tutte le notizie sono prese da OneFootball, avete il link in descrizione per scaricarlo, quindi finito il video andatelo a scaricare. Ma prima che il video cominci vi invito a lasciare un like di supporto, proviamo ad arrivare a 1000 mi piace per questo nuovo video e seconda cosa vi invito a rispondere alla domanda del giorno, che oggi è la seguente: quante sono le Champions League che ha vinto l'Inter? Inter! 60 milioni per Pepe e tutto quello che vi siete persi oggi. Sì, sembrerebbe che l'Inter abbia fatto un'offerta a 60 milioni per l'esterno del Lille, quindi attendiamo svolgimenti, ma il pressing nerazzurro è sempre molto ma molto più forte. Real Madrid, James Rodriguez è il primo nome di quelli che partiranno. Il colombiano tornerà dal Bayern Monaco ma verrà ceduto definitivamente quest'estate. Forte la voce del Napoli, che sembrerebbe che Ancelotti abbia già un gran feeling con il giocatore colombiano, che potrebbe portare appunto il giocatore trequartista del Real Madrid proprio alla corte di De Laurentiis e di mister Ancelotti. Gareth Bale ha le valigie pronte, si parla di un interesse di alcuni club della Premier League, in particolare del Manchester United, ma le richieste del Real, 120 milioni, spaventano i possibili acquirenti. Eriksen prenderà il posto di Toni Kroos al Real Madrid, per il numero 8 però servono circa 80 milioni di euro. Quindi per la refondation del Real Madrid, il primo nome in lista per il centrocampo sembrerebbe essere proprio Erik Eriksen. Calciomercato Juve, occhi su Bruno Fernandes e emissari bianconeri contro l'Alves. Ebbene sì, sembrerebbe forte il pressing della squadra bianconera per acquistare il giovane portoghese Bruno Fernandes, che quest'anno sta disputando una stagione davvero davvero spettacolare. Calciomercato Bayern Monaco, Ribéry saluta, c'è Al-Sadd. Sì, l'esterno sinistro francese in forza al Bayern Monaco lascerà al 100% quest'estate il club per aggiungersi al team dell'Al-Sadd, una squadra degli Emirati Arabi che sembrerebbe proprio intenzionata ad acquistare il giocatore a titolo definitivo, più che altro a parametro zero. Daily Express, Manchester United, stanziata la cifra per Koulibaly, sarebbe un affare storico. Sì, per il trasferimento del giovane senegalese al Manchester United si tratta di una cifra tra i 100 e i 90 milioni di euro più o meno. Calciomercato, il Manchester United balza in serie per Manolas, la Roma sogna un titolo. Sembrerebbe proprio che dopo il fallimento della stagione della squadra di Ranieri barra di Di Francesco, il giovane difensore greco sia prossimo al trasferimento al Manchester United verso la corte di Mr. Soccer. Manchester United scatenato, Soccer non chiude a Coutinho, per ora è un giocatore del Barcellona. Soccer apre le porte a Coutinho, che è un giocatore scontento al Barcellona attualmente per poco spazio trovato e soprattutto giocando all'ombra di Suarez e di Messi, potrebbe aprirsi una trattativa di mercato proprio in quest'estate, ma la vedo davvero difficile. Inter sfuma Eriksen, offerta monster del Manchester United. Come abbiamo già detto prima, il Manchester United scatenato sul mercato, se dovesse fallire il colpo Coutinho si cambierà obiettivo proprio sul talento danese Eriksen. PSG, Verratti annuncia, il prossimo anno sarò ancora qui. Verratti smentisce tutte le voci di mercato che stavano girando sul suo conto e afferma che rimarrà al 100% al Paris Saint-Germain. Gundogan, messaggio all'Inter, non vuole rinnovare. Bene, il colpo, Ilkay Gundogan, giocatore tedesco, centrocampista del Manchester City, all'Inter potrebbe farsi. Questo episodio di news può terminare qui, io spero che vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Come sempre qui dal Bontalox è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video news. Come sempre qui dal Bontalox è tutto, Tintalox, Tindifer, bella!